Yo a tutti, ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un lotto grosso di questo. Devo smettere di comprare tutta questa merda. Prima di tutto, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner. Quindi, se vi serve il prodotto sigillato o carte singole, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di yu Magic Pokémon Dragon Ball One Piece. Forse Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. E ovviamente, vabbè, finirete in questa serie. Detto questo, iniziamo subito, altrimenti qua non ne usciamo più. Allora, io inizierei da questo, che se non sbaglio è una cosina bellina, eh? non sono carte, però riguarda sempre il mondo di Yugi. Ovviamente il bello sta dentro. Ci sono tre pacchi di slip, ma non sono slip normali. Nel senso, abbiamo un pacco di queste sigillate, ovviamente. Poi abbiamo un pacco di quelle blu, e poi abbiamo un pacco di quelle celesti. Bene, adesso, step 2 per non morire: aprire questi e vedere nel pratico cosa c'è dentro. Allora, da come potete vedere, sono carte. Fino lì ci eravamo arrivati tutti, bravo. E sono tutte trappole. Al tipo io ho detto, ma può essere che in mezzo ci trovo qualcosa di onesto, tipo una trap dash o roba Edison? E io ho detto, no no, ho già scremato tutto. Quindi ragazzi io mm, rinuncerei all'idea di controllare. Secondo scatolone abbiamo, wow, i mostri. E considerando sempre il discorso di prima, io passerei subito al terzo. Nel terzo invece abbiamo una roba, sono magie. Vabbè, che ci era abbastanza scontato. Sì, ok, però io avevo comprato anche un'altra cosa. Ecco ragazzi, infatti mancava della roba. Mancava un album e quest'altro coso. Che praticamente sono tutti pacchi di bustine di mama Vabbè ragazzi, palese immondizia, ma vi dico, c'è posto, sta. Tanto, uh, nel pratico, raccatto su di tutto. Poi, poi, prima che qua crolli tutto e ci sommerga, postiamo un po' di roba. Togliamo le robe grosse Questo mettiamolo qua Vabbè è crollato tutto Abbiamo un box di mamma poi Da 6 e... Me direte, ma cazzo, cappello, perché l'hai preso? Tanto gli Shizu non costano più un cazzo. Ebbene, quando ho comprato sta roba, gli Shizu ancora erano giocabili. Ho detto, ma mm, nel caso, o lo sbusto o me lo rivendo. Affare incredibile. Vabbè, fortuna l'ho pagato il giusto. Allora, inizierei con quello di cui non ve ne frega assolutamente niente: frega assolutamente niente, ovvero Magic. Sono tutte common, ragazzi. Sono paludi, e terre varie. Qua c'è qualcosina di Pokémon. E, e questa è quella, quella roba che vi faccio vedere. Poi abbiamo roba di Magic, questa è nell'album, quindi ve la faccio vedere perché potrebbe essere leggermente più interessante. Vorrei farvi capire la mia situazione attuale, quindi un una merda, però vabbè, eh, ci cioè si prova. Allora, premetto, pre faccio un'enorme premessa, io non so fan di Magic, ma nel pratico è perché secondo me non hanno una foilatura bella che risalta i loro artwork, perché... Hanno roba veramente figa. E' è, è Common. Sì, ok. Non mi dovrei far condizionare dalla fogliatura. Perché il disegno che è bello. Però a me mi fa effetto Quindi non mi cagate il cazzo. Cioè, avrei preferito anche una rara di yu Yugi. Con la scritta che brilla. Però veramente Common è brutta. Cioè, so che c'è una specie di fogliatura super. Però secondo me non valorizza al massimo. Questo è il gioco per gli anziani, ragazzi. Quando avessi fatto di giocare a tutti i giochi di carte è passato a Magic. Tanto più o meno è così. Poi sì, le carte Yugi sono più luminose, più bambinesche. lì è molto... Più cupo. Però oh. Potrò giocare a quello che cazzo mi pare. Così la, ve la butto lì. Eh. Ci dovrebbe essere boh, anche ro altra roba dei Pokémon oltre questa. Tipo a me, lo stile di Pokémon mi piace. È più colorato. È non, non ci posso fa niente, ragazzi. Tipo sta come una cosa stupida così. A me, a me piace un sacco. Mi fa ridere. Poi, vabbè. Sì, c'è roba terribile. C'è roba terribile in Pokémon. Però, ragazzi, quanto è bello! Poi ho visto, quel, ragazzi, quelle nuove. Quelle nuove. Voglio morire quando. Cioè, volevo morire quando ho visto quelle nuove. Ho detto: No, no, troppo bella. una roba del genere, dai. Sta folatura incredibile. Follatura incredibile, totalmente senza senso. Non posso fare niente. Anche questa. Io vorrei comprare le promo di Pokémon solo per sta cazzo di folatura. Che è troppo bella! Io gioco a Yugi, però ammetto che Pokémon. No, ragazzi. Questa, questa qui, cioè, guarda. Cioè, è tutta roba cosmolo. Io impazzisco. Sto latios c'è una piega. È brutto come la fame, ma cazzo. Cosmolo Finita <ride> Bellissimo Tipo questa è la fanbase dei Pokémon Li capisco totalmente eh, Cosmolo è qua È qua su soprattutto Poi fissano a fa sta merda E foilatura Questa mi sta preso un po' d'acqua Poi è, è stato nelle mani di qualcuno Pokémon Anche se usa sto, sta cazzo di foilatura di merda che fa schifo al cazzo. È bella. La usa Dragon Ball, invece è terribile. Sarà perché io ci sono cresciuto con queste co robe. Quindi mi dà un botto di feels. Senza senso. Andiamo con la roba di Yugi. Poi andiamo a vedere tutte le carte spase che vedete lì. Allora, di Yugi abbiamo questa carità. No, abbiamo. Eh, pagina dopo, vediamo dopo. Tu, Monaco, vocatore, carino. Schiacciare per Gotto. Spade rivelatrici. Fa' è da Lob. In seconda. No, è in inglese, quindi non posso metterlo in collezione. Vabbè, è completamente distrutta. Poi abbiamo l'ultimo guerriero. Del sto cazzo dei pianeti. Tipo anche Yugi c'ha le super, ma secondo me le super di Yugi sono più belle delle super di Magic. Anche se lo stile è uguale. Comunque, a parte tutto il layout, secondo me Yugi fa quello più bellino. Poi ovvio Pokémon fa le full art, fa mille sbocchi di sangue. Però il layout pulito così di Yugi è quello più bello. Quello di One Piece non mi piace per niente. Quello di Pokémon uh, ci sta. Eh, quello di Magic uh, ci sta. Secondo me nei limiti. No dai, ci sta, ci sta carino. Poi vabbè, abbiamo qua delle proibizioni baratte. Di cose a caso Questo super confisca da DR1 Poi vabbè eh, Impicciolire non è quello eh, È Quello da stone non è quello da premio Cato. Poi abbiamo questa in coreano Sentiamo i cani che Poi abbiamo questo sipario Dei blue eyes Vediamo se questo è messo bene e Potrebbe essere un grande stonks Scusate ragazzi cosa avevo detto È messo bene? Assolutamente no. Poi, poi abbiamo questo. Beh, dai, questa non è bella come la mia, però uh, c'è posta. E vabbè, le sfingi qua. La roba a caso. Dai. Leviamo tutta sta palta. Che la roba migliore è quella spasa qua. Quindi è tutto un dire. Allora, io avevo anche paura di registrare questo video perché non sapevo più dove sbattere la testa. E' per questo che è arrivato così in ritardo. Ora allora abbiamo Gilford, vabbè, cose a caso, random. Abbiamo questa psicocinesi, Ulti e piacere. Poi abbiamo Principessa Picheru. Peccato per la piega. Però era in prima e è una carta molto. Molto bella anche da collezione e dissolvitore da battaglia. Poi, poi andiamo con sta roba qua sopra. Abbiamo altra roba de mamma, eh, Davvero lo spotente. Kelbeck. Ragazzi, non so quanti Kelbeck c'ho. Valutati... Tipo 6 euro l'uno, adesso stanno a 1 euro e 20. Poi è stato il Cavaliere Diamante, la Problematica Sana, Kissy Kill, Rinforzi. Bello questo. In GOT si può giocare, perché all'epoca non esistevano ancora le restrizioni per le carte da Obelisk. Poi abbiamo un altro Pleiades. Disque, Terrorista, Ryusha. Finalmente il mio italiano, grande. Non ce n'avevo uno in italiano. Poi abbiamo roba di Pokémon, quella che mancava dall'album. Un OOX. Poi Snorlax set base, un po' rovinato. Meganium, Articuno X, Crowdant. Torniamo di nuovo con Yugi. Abbiamo un Ghost Ogre, un playset, qua un 4 x Poi torniamo di nuovo con Pokémon. Abbiamo Sto che ragazzi senza senso, troppo bello. Abbiamo Camerut, Pikachu del Mac. Ma sto Manchamp totalmente distrutto. Ralse. Silix, bello con questa doppia foilatura, tipo sembra Cosmolo. E sti quadrettoni alla Starfoil di Yugi. Poi Tiranitar specie Delta. Che queste costano, ragazzi. Come metacross Che sono tipo il doppio tipo. No, non era quelle col doppio tipo. No, sì, è quelle col doppio tipo. Poi, vabbè, starmi Butterfly, rapidash Mew, Energia, Magic. Poi abbiamo, vabbè, questo che ha visto tempi migliori. Un'altra energia. Horus che ha visto tempi migliori. Poi. Mh, ragazzi, ff, queste totalmente andate. Poi abbiamo questa energia. Vabbè, questa lasciamo qua. a cagare tutto il resto. Poi abbiamo oh, Mago Gaga, Drago Montaggio, Annientatore, Rosa Guerriero. Vabbè, un po' di. Ulti random, tutte mezze distrutte. A una necrovale, Bello devo, devo trovarne anche un playset per me perché ne ho vendute tante. Però non, non ne ho mai tenute da parte. Qualcuna perché comunque il mio album delle staple si deve rimpinguare ogni tanto eh, con la roba nuova che esce o con la roba, con la roba che ristampano o che mi passa sotto mano. Allora, poi abbiamo: Vabbè, ritorno totale, Evil Twin, Dragon Ball 3 Stelle, Rayo. Ragazzi, questo sta salendo a stecca perché non si trova più. L'ultima la... ristampa di dieci anni fa e si gioca in Edison. Soprattutto in questo periodo che tutti stanno giocando quel formato. Hanno abbandonato Got. Poi abbiamo Alanera all'armata, Obelisk e Gale. Un paio da OP. Tre Calut. No, due Calut, peccato. Poi, vabbè, Macrocosmo, che questo lo reprintano. E da recuperare, secondo me, Secret, perché è molto bellino. Dragato di Ra. Uh, vabbè, Drago, Rabbio Oscuro di maniera, l'epuratore L'Eburatore, che lo gioca Antoshu nel suo anto meta. Quindi, Anto, se vuoi, il secondo. Poi abbiamo TG Fugiliere Lama. Drago gemello frammento Adesso rinato Molto bellino Gli immortali gli terrestri Che ce c'era una caterba Costano un sacco poi Poi super veicroid jumbo drill In prima Molto bellino Cavaliere della regina Il mio sogno è avere tutto il set Cioè regina, Rey jack Tutti ulti prima questo non è nm bello però nel senso è un ex ha qualche difettino però comunque è una carta da se non sbaglio almeno 20 euro poi abbiamo la regina della situazione 5 questo è incredibile ma è distrutto immortale terrestre 1 mangiatore di stelle ovviamente te me può arrivare un mangiatore di stelle nm in prima assolutamente come minimo doppia piega poi abbiamo sarcofago d'oro lancia dissimulatore che Ragazzi questo argentato sta da 8 euro Ma di che stavamo a parlare? Non più soprano scuro Shifter, Playset, Beh, Nero Rocchi Rossi, Pharaonic Rare Che sbocco sto artwork Poi abbiamo Curioso, Araldo, Che Vabbè, belli i suoi tempi in cui ne tiravi tre Poi Excalibur, Alchifibrax Fibrax, Neosacquero Elementale Che dovrebbe essere NM, Ex Però ragazzi Che carta, che carta veramente bella Poi abbiamo Un Dark Balter così per ride, Angelo Splendido, Esplosione Magica, e Cyber Drago Finale e questa pianura Poi 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 andiamo avanti Tiriamo su quest'album Abbiamo un po' di roba argentata Praticamente tutto il set dei nobili cavalieri argentati Abbiamo pure la scatola che dopo dovremmo aprire Perché c'è roba dentro Abbiamo qua, vabbè, Medro, Gawain Vabbè, i soliti poi abbiamo un onesto, onesto. Poi vabbè, mh, tutto il resto. Le robe più interessanti sono, tipo ste due, il Velearti prima, questa prigione per Edison e basta. Allora, allora, andiamo avanti, vediamo se qua riusciamo a trovare qualcosa. Ma eh, roba di Ghost from the Past. No, vabbè, Common a caso, Common a caso. Uno Jubel. Distrutto Allora Via Un po' di roba di Ghost from the Pasta. Ancora Basta Beh. Levate dai coglioni Tutta roba totalmente inutile Andiamo con queste Che ho visto visto qualcosa di bello Onesto Abbiamo questo Tempesta Mentale In seconda Questo mi sembra Non esiste Ultimate Se non sbaglio Poi abbiamo Demise Red dell'Armageddon. Che ragazzi Vabbè A parte le condizioni È una carta incredibile da, La voglio recuperare assolutamente Nero Poi abbiamo Doppia Meta Una in condizioni Un po' Too much Poi abbiamo Drago Arcobalio Oscuro Muro dimensionale. Esplosioni. Un altro den. Un den. Uno Già ce l'ho. Poi limite d'evocazione. Altro Pokémon. Abbiamo Weire Cosmo Olo. Specie, del no, specie Delta No. Idro. Dentimidro. Poi Nido. Specie delta. Shelder. Rotodile Fibas. Troppo bello. Che ragazzi. Io su diamante e perle non sono mai riuscito a farlo evolvere. Abbiamo Bill. Un po' Tamar Tipo pesca due carte. La nostra ranfra della verità. Una roba del genere. Poi Butterfly. Mr. Mimex, Max. Dark Octillery. Electabas. Mm, Poverino. Maru Ecco, il Milotic Di Fibas di prima Violet Plume Butterfree e, e cose a caso carine oh, Spero che mi è cascata quella inutile Sì, mi è cascata quella inutile Poi, poi, andiamo avanti Vediamo che cazzo ho comprato Casi ragazzi, casi Allora, abbiamo Strega Viola Poi Magic Foil Potrei aver passato una carta da 300 euro Ma questi cazzi Drago Bianco, più Blu, Faronico e... Va bene, già migliore del Drago Nero Abbiamo... Cose a caso totalmente andate. Vabbè, e un drago bianco, sì, drago armato scuro. Common, brutte, vediamo se c'è. No, assolutamente troppo bello trovare un Ghishki abisso in mezzo a chi. Ho già fatto troppi soldi con quelle carte. Abbiamo un arcidame e drago rosso assalto. Voltanis, carità graziosa, arcidame del minatore dei pensieri, e un immortale. Altri immortali. Poi un drago bianco blu però da MP22 questo. E mi sa che queste sono invece ultimate a caso. Questa bellina. Poi questa molto bella che non sarebbe mai inculata da nessuno. Tutta roba tipo sfondata o di... Alcun valore, sono belle, eh. Quilla, tricorno. Minti. Un po' andato. Tiriamo su, tiriamo su tutto. Che tocca fa un video bello corposo. Vabbè, queste, ragazzi, non c'è niente di interessante. Questo è tipo sembra faraonico, ma ci sono andati con la penna. E meglio non vederlo più. Poi, vabbè, palta, palta. Vediamo qua. Tanto per farvi vedere quanta roba di merda. Oh, guardate qua. Belli Poi abbiamo Questo Un altro Incredibile uh, Un drago rosa nera Da Dude Poi un uh, e basta eh, ba basta. Non so più dove metterle Ragazzi La situazione qua sta degenerando Poi Vediamo qua Ne abbiamo altri Guarda che bello Numero 20 Una formica Perché brilla L'hanno fatta Ultimate Brava Konami Poi Abbiamo tragedia Raggio notturno Alieno guerriero Un altro Drago gemello Lancia Bellino Cacciatore carino Immortali terrestri Ultimate Perché Non dobbiamo privarcene Un eroe sopravvive E roba a caso, sì. questo bellino visto che è salito perché si gioca, non, non so dove ma l'ho visto giocare. Forse in un mazzo di merda, probabilmente. Poi andiamo con l'ultimo mazzetto. Prima di vedere questo, ovviamente, allora abbiamo delle common. Poi abbiamo questo numero 15, burattino arnese. Questa, questo, questa, questa falsa e uriamo nel radia. E mi sa che queste sono altre ulti, ulti distrutta. Ulti messa bene, però comunque è una carta che fa schifo, iperdistruttore psico che fa schifo. Ulti a caso senza alcun valore. Questa bella ma è distrutta Questa bella E sembra messa anche Relativamente bene Vabbè oh, Sembra un good Poi abbiamo Anfra della vita un, un po' mangiata Drago imperatore del caos Un po' mangiato Drago Arcobaleno dell'LCGX Che sta tipo a 15 euro In senza senso Questa è bellina Questa molto bella Ma è tipo Mangiata Questo è bello È X, L'ho visto costa tipo 50 euro Senza senso Stessa cosa Vabbè altro, Un altro immortale terrestre Ragazzi questo, Quanti ne abbiamo visti di questi? 10? Ulti? Vabbè questa che è perfetta, Pure in prima, probabilmente sul market sta a 3 euro, considerando la fortuna mia. Poi abbiamo questo, questo e per il resto, uh, bello. A parte lei che è una carta senza senso. Goccioline che finirà nel mio album delle Staple, che non, ancora non ho. E poi loro tre, bellissimi. Adesso. Adesso andiamo col bollozzo magico E vediamo cosa abbiamo Adesso che lo vedo oh, Sì, l'ho riconosciuto Ho capito cosa c'è dentro C'è tutta la roba brutta di Mama Quello che vedete in più sono playset Guarda oh, quante, quante copie ci sarà? Tipo 60 copie di... di... Guarda eh, questi, tu, tutti, i token. Tutti, tutti i token Sky Io che ci faccio? O Sky diventa monometa e tutti dicono No, voglio i token di Rai Altrimenti non... non fa niente. Da qua sarebbe bello trovare un, una quintalata de Mollier. Questa, questa è la roba più interessante. De Mollier. Il problema è che la quintalata de Mollier non c'è. Perché Mollier sta a una cosa come 7 euro CAD. E quindi io me lo succhio da solo. Lì, col pisello in mano e basta. Infatti non c'è. Ragazzi, che carrellata di roba. Voi adesso qua non vedete mai. è un disastro. È veramente un disastro. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto perché è una carrellata infinita di roba. E... Eh. Tutto, ho speso anche veramente tanto 800 euro di roba. Eh. Più che altro considerate solo un pacco di queste sleeves costano dai 40 ai 60 euro, anche 70 se non sbaglio. Detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre di supportare il canale. Quindi un bel like sarebbe ben accetto. Un commento pure. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!